L'ora è quella delle corride, le 5 del pomeriggio. Italia e Brasile si giocano il loro mondiale in 90 minuti. Gli azzurri sono nella loro formazione tipo. Ecco la formazione italiana. Goff, Gentile, Cabrini, Oriali, Collovati, Scirea, Conti, Tardelli, Rossi, Antognoni e Graziani. Quel Brasile davvero era straordinario, era una squadra con grandi campioni che dava spettacolo e molti brasiliani stessi considerano quel Brasile uno dei più forti della storia. Socrates, Cerezo e Falcao, in attacco Zico, Serginho e Eder. Ecco, tutto è pronto e è iniziato Italia-Brasile. Chi vince va in semifinale. Pareggio è per i brasiliani. Noi abbiamo detto una cosa, noi siamo forti perché prendiamo pochi gol. Il Brasile è vero, è una grande squadra, gioca bene, segna, però ha una difesa dove si può penetrare. Tardelli. Rossi. Siamo andati in campo proprio consapevoli di riuscire a superare il turno. Bella la partenza dell'Italia, che sorprende il Brasile. Io che ho portato tanto palla, poi il tacco allargato per Cabrini. Ma in avanti Cabrini. Rossi, gol! Rossi! Italia in vantaggio, Rossi! Cosa importante è che non mi è mai mancata, fra l'altro, la fiducia dell'ambiente, la fiducia dei giocatori, dell'allenatore. Questo per me è stato fondamentale, perché non era tanto la condizione fisica che mi mancava, quanto una situazione mentale. Fortuna ha voluto che sono arrivato nel momento opportuno. Colpo di testa di Rossi a spiazzare il portiere e l'Italia in vantaggio. Adesso è il Brasile che deve rincorrere. Zico, Serginho, fuori! Zico! Che fecero uno scambio, arrivò Socrates un po' in diagonale, non a moltissimi metri da me, tirò un tiro sul primo palo. E pareggio! Pareggio di Socrates! Io lo coprivo, però dovevo deviarlo col piede, non ci riuscii, ecco. E torna il Brasile ad essere qualificato a questo momento per la semifinale con la Polonia. Sembrava che questa nazionale cioè, sarebbe stata la sfavorita, ma questo non è che ci condizionava più di tanto. Affrontavamo comunque qualsiasi squadra a parità di soprattutto di convinzione di potercela fare. Leandro Cerezo. Rossi, Rossi. Rossi era il giocatore in più, infatti poi l'ha dimostrato. Sugli spalti sventolano le bandiere tricolori in un misto di incredulità ed entusiasmo. Sensazioni nuove e bellissime. E riprendiamo sul 2-1 per gli azzurri. Di nuovo la qualificazione è passata dalla parte nostra. Ma c'è ancora da soffrire. Socrates. Verso Zico. Gentile ricorse a tutti i mezzi non cattivi, però con qualche trattenuta certamente c'è stata. Junior dalla bandierina e risolve Conti la pericolosissima mischia e l'arbitro fischia la fine del primo tempo. Ecco iniziato il secondo tempo, 2-1 per l'Italia. Il Brasile con i suoi fuoriclasse continua a macinare gioco. Verso Cerezo, è uscito Zoff in duetto. L'uscita su Cerezo mi è piaciuta particolarmente. Junior, Cerezo.
ancora Zoff sul colpo di tacco di Sertinio. Zoff per noi era il nostro equilibratore, una persona che ci dava veramente una tranquillità, una serenità in campo. Il secondo tempo ero convinto che non mi potessero far gol il Brasile. Falcao fece una grande cosa. Falcao dribblò il mio compagno, poi fece una finta, Sirea si presentò lì e tirò un tiro di sinistro dal limite. Falcao. Io ero convinto di prenderla, se non che fu un'impercettibile deviazione di Bergomi con la coscia. Infatti mi ritrovai così con la palla che passò qua. Prendere il gol da Falcao di sinistro in quel secondo tempo lì non era possibile. Siamo sul 2-2 e purtroppo paghiamo le occasioni sprecate poco fa. La finta di Falcao ha disorientato la difesa italiana. L'Italia potrebbe smarrirsi nel labirinto delle giocate dei brasiliani, che hanno 20 minuti per poter gestire a loro favore il risultato. I brasiliani del 82 non erano capaci comunque di gestire un risultato, perché comunque non era nel loro DNA il fatto di gestire un pareggio. Cioè loro si giocavano la partita fino alla fine e cercavano assolutamente di vincere quella partita. Noi ci abbiamo sempre creduto. Ci abbiamo sempre creduto e siamo andati avanti. 29° minuto del secondo tempo. Dalla bandierina Conti. Paolo Rossi, ancora lui, un altro sorpasso grazie al colpo di acceleratore di Pablito, mai come questa volta benedetto dalle divinità del pallone. Da un giorno a un altro, lì in quei mondiali del 1982, per me è cambiato sicuramente tutto. Ci sono dei periodi in cui è come se tu fossi, come dire, baciato veramente dalla buona sorte. 3-2, mancano 14 minuti alla fine. La convinzione c'era sempre, la partita si gioca, la convinzione c'era, difatti non facemmo uno, ma facemmo due di gol. Oriali, Antonioni, gol, gol, era fuori gioco di Antonioni. Era valido e abbiamo rischiato di uscire perché ce l'aveva annullato. Non era fuori gioco Antonioni. E gli ultimi minuti veramente furono caldi. Mancano pochi giri di lancette. Gli azzurri in campo sono stremati, sulla panchina c'è fermento, gli sguardi sono rivolti all'arbitro che non ne vuole sapere di fischiare e il Brasile non ne vuole sapere di arrendersi. Eder! Per un attimo il cuore degli italiani ha smesso di pulsare. L'ha inchiodata lì Dino Zoff. Non fermai sulla linea lì. Veramente passai 5 secondi terribili di paura che l'arbitro potesse veder male. Io fortunatamente rimasi con la palla inchiodata lì, solo che non vedevo dove era l'arbitro, poi quando l'ho visto che era sulla mia destra, che aveva visto giusto, allora mi rilassai. Parato sulla linea il colpo di testa di Paolo Isidoro. Zoff nella sua giovane età è riuscito a fare una gran parata. La gioia è inarrestabile. L'Italia ha vinto, con merito. Ha battuto i fortissimi brasiliani. Il sogno continua.